Estendo un secondo l'esempio di prima, abbiamo visto la frequenza dei caratteri, vi faccio vedere la frequenza delle parole. Lo stesso discorso, voglio prendere un file, sempre Malavoglia, e voglio vedere la frequenza delle parole all'interno del file. Allora, la funzione f di parole diz, frequenza parole in un dizionario, file di ingresso, il solito open con l'encoding, dizionario vuoto. A questo punto, qual è il mio punto di vista? Io devo leggere il file e la mia unità di analisi è la parola. Voglio isolare le parole. Però il problema che dicevo prima, in un file ci sono degli elementi di disturbo. La virgola, il punto e virgola, il punto esclamativo e via dicendo. Allora io ho riunito in questa stringa quelli che a mio avviso sono i separatori più comuni, trattino, punto e virgola, parentesi acute, aperte e chiuse, due punti, punto interrogativo, punto esclamativo, punto, virgola, virgolette di discorso. Tutti quegli elementi, quei caratteri all'interno di un file che fanno parte del lessico, ma non servono per l'analisi che ho in mente. E che faccio? La mia idea è di rimuoverle dal file. E come le rimuovo? Allora posso ci mettere uno spazio bianco. Cioè voglio, prendo il file e voglio elimino tutti quanti questi separatori di parole, che non sono separatori di parole secondo Python. Guardate, faccio, appena aperto il file, faccio un punto read. Leggo tutto il file in un'unica stringa. La variabile parole contiene una stringa che contiene tutto il file che ho appena letto. Poi faccio un ciclo, for k in questo intervallo. Cosa faccio? Sostituisco il valore di k al valore di k lo spazio vuoto, lo spazio bianco. Vuol dire che vado sistematicamente a eliminare dal file tutti i trattini, tutti i punti e virgola, tutti quanti i punti interrogativi. E se qualcosa mi sfugge posso facilmente aumentare la lista aggiungendo qualche cosa qui. Alla fine di questo ciclo, dentro parole ci sarà soltanto un elenco di parole separate o da spazi bianchi o da andate a capo o da tab o altro, tutte cose che la split riconosce perfettamente. Quindi la mia strategia, e qui ci riagganciamo al discorso di prima, e non fa, ci sono caratteri, alcuni di questi caratteri sono separatori, alcuni sono per gli esseri umani, eccoli lì, punto e virgola, due punti, punto, e via dicendo, altri invece sono per il calcolatore. In particolare la split riconosce new line, spazi bianchi e tab e cose di questo genere. Se c'è una parola terminata da un punto, ora quel punto non c'è più, c'è uno spazio bianco al posto del punto. Quindi la split mi crea automaticamente una lista di tutte le parole dentro il file. Punto read, tutte da una stringa. Punto replace, tolgo i caratteri che non mi piacciono, che non mi servono, punti e via dicendo, e poi faccio una split, senza parametri. Dentro parole c'è una lista che contiene tutte le parole del file. Pure questo, farlo in un qualunque altro linguaggio di programmazione, richiede molte più linee di codice. Dunque, avete dubbi fino a qui? Parliamo di questo pezzo di codice, fino a qua. Apro un file, lo leggo tutto in una stringa, rimuovo dalla stringa, sostituendoli, caratteri di separazione per gli esseri umani, e poi faccio una split sulla stringa e ottengo una lista di parole. Dubbi? È un trucco, potrebbe dire qualcuno, ma è un trucco molto efficace. Scusate, grazie. La prima lezione io ho scritto Python è molto potente, con un punto interrogativo. Questo è un esempio avanzato di quanto Python possa essere potente. Non che fa cose che gli altri linguaggi non possono fare, ma lo fa con tre righe.
In qualunque altro linguaggio ce ne avrebbero almeno 10 volte tanto, molto meno leggibile. E soprattutto è facilmente modificabile. Mi scopro che mi sono perso un carattere speciale, lo aggiungo qui. Fossi in spagnolo c'è il punto interrogativo capovolto, all'inizio alla fine di una domanda in spagnolo, bene, ce l'aggiungo, no? E via dicendo. Allora, una volta che dentro parole c'è una lista di tutte le parole del file, io faccio il ciclo di prima, identico, dove questa volta il fuoco è sulla parola e non sul carattere. Ok? For P in parole, mi domando, ma la parola è già nel dizionario? Se c'è già, incremento la sua frequenza di 1, altrimenti la creo nuova. E alla fine restituisco un dizionario in cui la chiave è parola e frequenza è il numero di parole che c'è per quella, è il numero di parole, l'unica di volte in cui quella parola compare nel file. Con questo relativamente semplice codice. Dubbi? Per motivi di efficienza lo lancio sul file di Malavoglia 50, che contiene soltanto le prime 50 frasi di Malavoglia, altrimenti diventerebbe pesante mostrarlo, e poi faccio un ciclo for elem in F, print elem F di elem. È di fatto identico al codice di prima. Prima abbiamo fatto la frequenza dei caratteri, adesso facciamo la frequenza delle parole. Che ci creerà qualche problema ugualmente, ma diciamo, eh beh sì. Queste sono tutte quante le parole che compaiono nel file. Potremmo vederlo in altra maniera, potremmo farci stampare il dizionario che si chiama F. Anche questo è un po' pesante a vederlo. Eccolo qua. Queste sono tutte quante le parole nei primi 50 paragrafi di Malavoglia, e per ogni parola c'è accanto la frequenza. Allora compare due volte. Il 1881 compare una volta, che è una data, violino compare una volta e via dicendo, dito compare 5 volte e via dicendo. E ovviamente io come posso vedere come stanno le cose? Beh, faccio semplicemente F questa cosa è inquietante F di dito e mi dice quante volte compare dito. Questo dovrebbe convincervi una volta per tutte che un dizionario è uno strumento estremamente efficace. Allora, in buona sostanza, questo codice e il codice di prima sono identici, con la differenza che qui lavoriamo su parole e abbiamo fatto una split di mezzo. Dubbi su questo codice? Allora, io vorrei invece ordinarle, vorrei la top 10. Quali sono le 10 parole che compaiono più frequentemente dentro i Malavoglia? Allora, top 10, count non va bene, perché il count devi farle tutte, no? Se non sai quali sono, fai count di casa, ti viene un numero, count di dito, ti viene un altro numero, come fai a sapere quello che otterrà il risultato maggiore? Allora, attenzione, ho creato una nuova libreria. No, qui ancora non l'ho fatta questa cosa. Aspetta un secondo. Va bene, facciamo col file normale. C'è una libreria che adesso vi racconterò che vi permette di andare sul web, ma questa è un'altra storia. Allora, cosa faccio? Faccio esattamente quello che ho fatto prima. OF, che è un dizionario in cui le chiavi sono le parole e accanto c'è il numero di occorrenze. Questo non ve lo posso far vedere perché Idle su un dizionario molto ampio, se fate a schermo molte cose su Idle si blocca. A questo punto io mi domando, voglio vedere le 10 più frequenti. Qui è molto più grande, potremmo fare qualche esempio. Fermiamoci qua, andiamo in esecuzione. Questo pure è già un risultato divertente di per se stesso.
Quante parole ci sono dentro i Maravoglia, distinte? 8.085. Non è un risultato pazzesco, nel senso, diciamo, il lessico utilizzato comunemente non è così immenso. Si dice che con 10.000 caratteri, con 10.000 parole già uno parla abbastanza bene, con 5.000 si esprime decentemente. Un lessico di 5.000 parole è sufficiente per parlare, un lessico di 8.000 parole è bastato a Verga a scrivere Malavoglia. E posso vedere quant'è la frequenza a questo punto di dito, se non sbaglio, come ho fatto prima, dito, sull'intero romanzo. 13 contro i 5 delle prime sentenze. Posso vedere quante volte compare casa? 361. Sto facendo una F count, se vogliamo, no? Ma qual è la parola che appare più frequentemente? È ovvio che non posso saperlo in questo modo. Allora, cosa faccio? Si può fare in due modi. Posso o invertire il dizionario, ma io volevo fare esercitazioni sul... Invertire il dizionario vuol dire scambiare le chiavi, chiavi con valore. Io volevo fare un esempio con le liste. E quindi procediamo in questa maniera, così continuiamo a esercitarci sulle liste, se no ho troppi concetti complessi. Cosa faccio? Dal dizionario estraggo tutti quanti i suoi valori, F values, e ottengo VD, e ci metto list. VD è una lista con tutti i valori, con eventuali duplicati. Ci potrebbe essere due parole che compaiono esattamente lo stesso numero di volte. Con i Malavoglia 50, questo era molto evidente, molte parole comparivano soltanto una volta. Se voglio essere sofisticato, voglio eliminare questi duplicati. Questo è un passo opzionale. Per il momento ignoriamo, se no ci confonde il ragionamento. Dentro V ci saranno tutte quante le frequenze dei Malavoglia senza duplicati. Facciamo uno stop qui. Quindi calcolo F values, tutti i valori del dizionario, queste sono le frequenze delle parole, lo trasformo in una lista e lo assegno a VD. Tolgo i duplicati, li metto in V, lasciamo perdere come. A questo punto mando in esecuzione. E come è fatto V? Vediamo i primi 5 elementi di V, perché sennò poi ci travolge. Ok? Sono le prime frequenze. Parole compaiono una volta, parole compaiono 9 volte, 49 volte, e via dicendo. Per intero non dovrebbe essere terribile un oggetto di 8.000 elementi, eccolo qua. Sono tutte le frequenze delle parole di Malavoglia. Quante sono in tutto? Senza duplicati, ovviamente. 200. Allora, torniamo a noi. Ordino V in ordine inverso, dal più grande al più piccolo. Ok? Mi fermo qua. No, ho fatto una cosa che lui non si è bloccato. E quindi... comincio a essere stanco anch'io, questo lo riconosce sempre, non è questo nome di variabile. Allora, cosa c'è dentro V? Ora se faccio V di 5, V di 10, sto andando a passi per farvi capire qual è il modo di procedere. Bene, ci sono le prime 10 frequenze in ordine decrescente. La parola che compare più volte nei Malavoglia compare 3.285 volte, la seconda 2.495 e via dicendo. Ho estratto le frequenze dal dizionario, le ho ordinate in ordine decrescente, e quindi queste sono le prime, scusate voi non vedete, sono le 10 parole più frequenti, non sono, sono le 10 frequenze più alte, la top 10. Il problema adesso è, io ho questa frequenza, 3.285, da qualche parte c'è una chiave che F di quella chiave vale 3.285, ma qual è? Non è possibile farlo in modo diretto. Non c'è un comando diretto per fare questa cosa. Allora come procedo per risolvere questo problema?
o inverto il dizionario, magari lo faremo un'altra volta, oppure, in modo molto banale, cosa faccio? Fermiamoci a questo comando qui. Allora, fuori il range di 10, prendo i primi 10 valori di V con E, ok? Che sono quelli che abbiamo appena visto prima. Ho già cancellati. No, non è questo. Secondo me sono perso. Una cosa antipatica di Python che lascia aperto tutto. E quindi... Eccoli qua. No, vabbè, non ce l'abbiamo più. Fa niente. Scandisco V a partire dal primo elemento e quindi ho un valore. Che devo fare? Mi devo guardare tutto il dizionario. For K nelle chiavi del dizionario mi domando, ma non è che F di K è uguale uguale a V con E? Sono costretto a scandirmi tutto il dizionario elemento per elemento finché non trovo una parola, una chiave, il cui F di quella chiave valga il valore che sto cercando. Io sto cercando 3228. Da qualche parte c'è, almeno una parola ce l'ha. Scandisco l'intero dizionario. E appena lo trovo, stampo il valore di K, perché mi interessa la chiave questa volta, non il valore. Il valore già lo conosco, 3228. Qual è la parola che ha 3228? Con questo ciclo la tiro fuori. E la stampo. Ma non mi fermo, perché ci potrebbero essere più parole che hanno lo stesso valore. Ok? E quindi, se mando in esecuzione questo codice, grazie, sotto quello sono bloccato per l'altro, sì, scopriamo la cosa non molto esaltante, che la parola più frequente nei Malavoglio è la congiunzione E, no? Ha seguito da che, la, di, a, il, non, per, si. Le congiunzioni ovviamente sono più frequenti. Chi fosse interessato, a questo punto non vado oltre in questa analisi, chi fosse interessato potrebbe mettere un filtro qui, in cui faccio un filtro su lunghezza di parole. Vabbè, lo facciamo qui. And len di P maggiore, che ne so, di 4. Pigliamo le parole vere, non le congiunzioni. Lo stesso codice, c'è una parentesi, lendi, fopi in parole, no, mi ha messo sotto, scusate. Un attimo, eh. Ok, se è andato bene funziona. Allora, la parola più frequente è Antoni, ovviamente, il personaggio principale del racconto. Poi aveva, della, quando, anche, diceva, padrone, interessante, 270 volte. Padron Toni, a volte sì, a volte no. Tutti, colla. Colla è molto frequente. Perché non lo so, 200 volte. Allora, vorrei, perché faccio queste cose dal vivo, no? Anche sbagliando il codice e provando, per farvi capire che con piccole idee, piccoli trucchi, posso fare un'analisi estremamente potente. Qualcuno potrebbe dire, a me non interessa analizzare Malavoglia, posso anche capire questo punto di vista, però questo approccio è molto potente e posso trasformarlo in qualcosa che vi interessa molto di più in brevissimo tempo. Allora, vi lascio questa versione su web, perché questa cosa sto filtrando le parole corte. E se volessi le parole molto lunghe, concentriamoci sulle parole molto lunghe, maggiore di 10, no, forse 10 è troppo, 7, 8, 7, va bene, F5, ci stanno, Malavoglia, Piedipapera, Crocifisso, Silvestro, Santuzza,
Ok? Vabbè, penso che abbiate capito qual è il gioco di questa cosa. E il dizionario si rivela un'arma potente perché le informazioni legate a provvidenza, che è il nome della barca, sono legate a F di provvidenza. Io quando faccio questa cosa, ma questo adesso mi fermo come esempio e non lo faccio perché poi diventa troppo complicato, qui mi limito a dire, appena la parola è nuova, vado a incrementare la frequenza. Ma io oltre alla frequenza potrei anche mettere una lista dei punti nel testo in cui compare. E quindi l'indice, dopo quanti caratteri. E quindi potrei dire, provvidenza compare, quante volte alla fine era? 99 volte, e poi il valore del dizionario non è soltanto 99, ma ci vorrei attaccare la lista delle posizioni in cui compare provvidenza. Quando Google vi fa vedere il risultato di una ricerca, vi mostra i punti in cui la parola chiave appare, magari non lo fa in Python, ma fa qualcosa del genere, no? Vi dico la rilevanza di quella parola e i punti in cui compare. Però non voglio insegnarvi a fare analisi di testo, non è neanche il mio mestiere, soltanto farvi capire le potenzialità di questo approccio. Dubbi su questo codice? Ok. Allora, ho ancora qualcosa di tecnico e poi... Questo è un esempio perfetto, adesso vi sveglio il vostro interesse, di un esercizio d'esame. Esame. Parlo dell'esame. Vi do un file CSV e vi do la struttura. Come è fatto questo esame CSV? Nome, esame, voto. Sono tre campi. Nome dello studente, nome dell'esame e voto che ha preso. E poi c'è un esempio di due righe. Mario Chimica 17 è stato bocciato la prima volta, Mario Chimica 23 la seconda volta è stato promosso. E il file può contenere quante righe vogliamo. E io voglio scrivere un programma che, dato il file in ingresso e un nome di uno studente in ingresso, mi dica qual è la lista degli esami che lui ha fatto. Ok? Voglio creare una lista con gli esami fatti da quella persona. La chiamata sarà esame CSV Mario. Ok? E allora, di nuovo qual è il problema? Abbiamo un file CSV, quindi sono dei campi separati da virgole. Li leggerò per riga questa volta, non per carattere, non per parola, perché devo processare una riga alla volta. E devo creare una lista con tutti quanti gli elementi all'interno del file per quanto riguarda il signore con questo nome, Mario. Allora, cosa faccio? Apro il file e va bene. In questo caso la prima riga non mi interessa. La prima riga è soltanto descrittiva, nome, esame e voto. Il file è fatto proprio in questa maniera. E io so che il nome è nella prima posizione e quindi mi limito a consumare la prima riga. Questo è un problema banale ma frequente dei CSV. A volte non c'è la prima riga, a volte c'è. La prima riga, ovviamente, se c'è, è descrittiva. Vi dice cosa c'è dentro gli elementi successivi. Dopodiché consumo la prima riga, la leggo. Ricordatevi che un file viene mangiato dalle vostre istruzioni. Partite dall'inizio, leggete una riga, un'altra riga e via dicendo. Fate la lettura successiva, riga, faccio una read line, la read line legge finché non incontro new line, quindi legge una linea alla volta. Strip, tolgo gli spazi bianchi e new line e poi faccio uno split sulla virgola. Dentro riga c'è una lista, mettiamo un commento al volo, fatta in questa maniera. Anzi, prendiamo proprio l'esempio giusto. Dentro riga c'è esattamente questo. La prima riga del file trasformata in una lista.
Ok? Creo una lista vuota e poi comincio. Finché la lunghezza della riga di 0 è maggiore di 0, cioè la riga che ho appena letto contiene qualcosa nel primo campo, abbiamo già visto questa cosa, if riga di 0 è uguale al nome, passato da come parametro, cioè se il nome dello studente è quello che sto cercando, allora aggiungo alla lista, che cosa? Un elemento che è fatto da riga 1 e riga 2. Attenzione, sto creando una lista di liste, perché il singolo esame a sua volta è una lista. L'esame da cosa è fatto? Da due campi. Quindi invece di scrivere L più uguale, scusate, questo c'è un senso di un déjà vu di sincronizzazione, questo è sbagliato, un secondo solo. Non è sbagliato, spreca spazio. Non ho i file sincronizzati, Dropbox è andato più lento di me oggi. Ok, questo è il modo corretto di fare le cose. Devo fare un append. Aggiungo a L un elemento. Scusate? E cos'è questo elemento? A sua volta una lista. Prima ho fatto dei pallocchi alla lavagna. Una lista è un elenco di pallocchi. E un elemento di una lista può essere un intero, un reale, una stringa o un'altra lista. In questo caso, scusate, raramente un'informazione importante si traduce in un numero solo, no? Un esame ci dovrebbe essere, anzi, il nome dell'esame, il nome del docente, la data e il voto. Beh, una lista con quattro campi. Adesso l'ho messa al minimo, però vi fa capire che sto creando una lista di liste. Dopodiché leggo la lista successiva e vado avanti. E poi stampo la lista. Andiamo in esecuzione. Allora, la lista che ho appena creato è fatta in questa maniera, ignorate quello che c'è sotto, vedete? È una lista, comincia da qui e finisce qui, e contiene dentro due elementi. Questo è il primo esame fatto da Mario, questo è il secondo esame fatto da Mario. È una lista di liste. E come pigliamo L? Facciamo in modo interattivo, che è più facile. Se Windows facesse quello che voglio. Lo metto in alto così si vede meglio. Allora, questo è L. Quanto vale L di 0? Quanto vale L di 0? È il primo elemento della lista. Ragionate fino alla virgola, no? Questo è un blocco di informazioni, fino alla virgola, altro blocco. Quant'è l'n di L? 2. L'n di 0 è il primo elemento. E quant'è il voto del primo esame? Esatto, L di 0. 1. Ok? Quindi, alla lista che ho appena creato posso accedere in vari modi. Il primo è quello classico. Fra elem in L stampo elem di 0 e elem di 1. Ok? Oppure, se voglio stampare un singolo valore, faccio L di 1, 0 o L di 1, 1. Ok? Come ho appena fatto qui. L01. Oppure, e questa è la cosa più difficile, accedo alla riga in modo parametrico, alla lista in modo parametrico. Mi spiego meglio. Guardo la riga come un elemento, diciamo, di una matrice. Mi dice che questa è una matrice 2x2, eterogenea. Questa è la riga. La prima riga, questa è la seconda riga. Questo elemento e questo elemento sono la prima colonna, questo e questo la seconda colonna.
E cosa faccio? Come faccio a stamparla tutta? Fori in range di len di L. Len di L è il numero di righe. For J in range di len di L di I. L di I è la singola riga. Quindi len di L di I è il numero di colonne. Stampo LIJ, l'elemento che mi interessa. Questa è l'ultima cosa che viene stampata ed è questa. Mi stampo una riga alla volta con il nome dell'esame e vorrei che c'è dentro. Quindi, cosa introduce? Oh, scusate, io sto andando un po' veloce in questa lezione con questi argomenti, perché la settimana prossima di fatto non ci sarò. E con oggi finiamo di fatto gli argomenti del corso. Poi dalla settimana prossima saranno esercitazioni, ripetizioni, ci sarà il bonus, ma di fatto dopo le liste, dizionari, liste di liste e dizionari di liste, che è il prossimo concetto, non facciamo più nulla. Quindi ripeterò gli stessi concetti. Qui il punto fondamentale, scusate, è capire questa istruzione. Sto aggiungendo alla mia lista un elemento che a sua volta è una lista. E quindi ottengo una cosa fatta in questa maniera. Questa cosa è una lista di liste. Dove questo è il primo elemento L con 0 per intero, questo è L con 0 di 1, L con 0 di 0, L con 0 di 1 e via dicendo. Dubbi? Comincia ad essercene qualcuno. Vado ancora avanti per un'altra cosa e poi passiamo a qualcosa di più divertente. Allora, scusate, l'esempio che ho appena fatto funzionava su un singolo studente. No, per favore. Davo il nome di uno studente e mi dava la lista dei suoi esami, lista di liste. Io adesso invece, io non so i nomi degli studenti. Immaginiamo che io voglia elaborare il risultato di un esame con centinaia di persone e c'è un file CSV che mi descrive tutti quanti i risultati. Lo faccio ogni tanto con i vostri esami e scrivo programmi in Python per questo. E io non so chi si è presentato all'esame, non so quanti sono gli studenti, li estraggo dal file. E il modo migliore è un dizionario. Nella realtà, scusate, uso le matricole, perché la matricola è una chiave, ma un esempio con le matricole sarebbe poco leggibile, quindi sto assumendo che il nome dello studente sia una chiave, ok? Cosa che non è vero, ci saranno due persone che si chiamano Mario qua dentro, probabilmente, Giuseppe sicuramente. Okay? La frequenza dei nomi italiani sarebbe interessante, se avessimo un file dell'anagrafe, potremmo fare il gioco di prima, non sui Malavoglia, ma sui nomi italiani, e scopriremmo che Giuseppe e Maria sono i nomi più frequenti in Italia. Un paese a forte estrazione cattolica, ovviamente, no? Allora, come funziona questo programma? No, scusate, fatemi fare questa cosa, poi passo al web, che è più divertente. Però vorrei... no. Allora, la cosa è perfettamente simile a quella di prima, apro il file, consumo la prima riga, perché non mi interessa, qui in realtà, scusate, questo è inutile, l'ho fatto per, a me basta fare una read line, a me serve soltanto leggerla, non mi interessa, la prima riga contiene nome, esame e voto, non mi interessa, la tolgo. Poi faccio, come al solito, read line, strip, split. Poi creo un dizionario. Il dizionario avrà delle chiavi e gli elementi. La chiave sarà il nome dello studente. L'elemento sarà la lista di tutti gli esami fatti da quello studente. Quindi una lista di liste.
come al solito, finché riga è maggiore di 0, e questo lo sappiamo, cosa faccio? If riga in D, riga di 0 in D, chi è riga di 0? È il nome dello studente. Se già esiste, allora all'elemento del dizionario con chiave il nome dello studente aggiungo l'esame che ho appena fatto. È uguale al codice di primo. Riga di 0 è il nome, riga di 1 è il nome dell'esame e riga di 2 è il voto. Altrimenti, lo studente che è in riga di 0, Mario o Luigi che sia, è la prima volta che viene visto in questo programma, crea una lista con una semplice entrata del primo esame che incontro. Solo il discorso, io sto costruendo una lista con tutti quanti gli esami fatti da uno studente. Se l'ho appena incontrato, se la prima volta che lo incontro, creo una lista nuova con dentro l'esame corrente. Se invece è all'interno del dizionario, vuol dire che già lo conosco e quindi devo aggiungere il nuovo esame che ho trovato. Il modo di ragionare in un dizionario è sempre lo stesso. Controllo, la chiave c'è? Se c'è, elaboro i dati, incremento un contatore, aggiungo un elemento a una lista. Se la chiave non c'è, creo il primo elemento di partenza, che può essere uno in una frequenza o una lista con un solo elemento dentro. Alla fine di questa storia, dentro D ci sarà tutto quanto l'elenco del file. Ve lo faccio vedere. Qui c'è una stampa di... Allora, alla chiave Luca, guardiamo D prima, che è più facile. Luca, come chiave, ha fatto analisi e ha preso 17. È stato bocciato, e stop. Mario ha fatto chimica con 17 e poi chimica 23. Maria ha fatto analisi con 28. Giovanni ha fatto fisica e via dicendo. Quindi, queste sono le chiavi. Questi sono gli studenti che sono nel mio file. Luca, Mario, Maria, Giovanni, Luigi e Carlo. Le chiavi. E questi sono i valori. Ok? Sono tutti quanti... Cos'è un singolo valore? È una lista di esami. Ok, questo è uno solo, ma se viene impaginato male. Per esempio, questo è un valore per intero, una lista di esami. Ok? E quindi, se io faccio di Luigi, e che è sensitive, quindi devo scriverlo bene, di Luigi, mi dà il valore associato a Luigi, che è esattamente una lista di esami. Se voglio vedere il primo elemento, di Luigi di 0, e mi dà il primo esame che ha fatto. E dopodiché, se voglio vedere il voto del primo esame, e se voglio vedere il nome, ok? Allora, facciamo il punto e poi facciamo qualcosa di più divertente. Probabilmente non riusciremo a arrivare fino all'una e mezza, ma né io né voi ce la facciamo. Tanto nessuno si arrabbierà per questo, immagino. Abbiamo visto come creare liste di liste e dizionari di liste. E dovrebbe essere chiaro che il dizionario è molto potente come meccanismo per utilizzare oggetti col valore di una chiave, però si presta male a analizzare la funzione inversa. Infatti alcuni programmi non Python forniscono un tipo di dato dizionario invertito, che possa andare dalla chiave al valore
ed è univoca questa cosa, a una chiave corrisponde un solo valore e da un valore vado a una lista di chiavi. Perché per esempio tutti quelli che hanno preso 30 a chimica non è una sola persona, ma sono potenzialmente tante persone. Il passaggio inverso è complesso. Io direi che questo interrompe e questo è il massimo livello di complessità che ci potrà essere a un esame. Lista di liste, dizionario di liste. Da costruire. Oh, scusate, che vi posso chiedere io qui, ovviamente, no? Prendo, torniamo all'esempio di prima. Abbiamo questo file CVS. Io posso darvi 1000 domande distinte. Chi ha fatto più esami? Chi ha la media maggiore? Chi non ha mai preso un 30? Chi ha preso almeno 3,30? Chi ha preso più 30 di tutti? No? Il file rimane lo stesso. Il modo di scandirlo rimane lo stesso. La logica ovviamente cambia drammaticamente di volta in volta. Ok? In particolare, una cosa che... No, va bene. Siete stanchi? Vi metto la soluzione di sempre alto. Questo è un altro esempio. Questo è un file in cui ci sono tre persone, Marco, Lucio e Giovanni. E questa è la loro altezza, qualcuno lo riconosce, a vari momenti della vita. A 15 anni, a 12 anni, 13 anni, 14 anni, le tre altezze, no? Marco è 1,50, Lucio 1,30, Giovanni 1,45. Poi dopo un anno si rimisurano, lui è cresciuto di 5 cm, lui di 20 improvvisamente e questo di 4. E la domanda che avevo fatto all'esercizio era vedere se esistesse una persona che è sempre più alta a ogni misura. Marco è sempre più alto a ogni misura. Ok? E la soluzione di questo esercizio è già per chi è sempre più basso, chi è sempre più alto della media. No? Posso inventarmi parecchie domande su un file del genere. Quindi il modo di leggere il file dovrebbe essere automatico per voi. E il modo di ragionarci sopra dipende di volta in volta. Allora, cambiamo argomento. Io ho creato una libreria V2 che è a disposizione, che metterò sul web adesso. Questa libreria V2 contiene, fra le altre cose, questa funzione. Non dovete capirla, ve la spiego, ve la regalo. Si chiama prendi pagina e i suoi parametri sono una URL, un indirizzo web e una opzione sul testo. In buona sostanza questa funzione, ve la racconto a somme linee e poi faccio vedere come si utilizza, accede al web a questo indirizzo, fa finta di essere Mozilla, perché alcuni server web, se si vedono interrogare da un programma che spara indirizzi sul web, sono riluttanti a concedere la pagina e quindi questo programma si dichiara come Mozilla 4.0 semplicemente. Dopodiché prende la pagina, cerca di indovinarne, ma questo è complesso, cerca di indovinarne l'encoding. Ogni pagina web in un certo punto ha scritto qual è l'encoding della pagina. Questo pezzo di codice ci prova, ma se non ci riesce va a cercare un punto della pagina, se non lo trova incrocia le dita e dice forse è UTF-8. Ok? D'altronde, se qualcuno pubblica una pagina web e non dice qual è l'encoding nel posto giusto, non c'è modo di sapere quale sia l'encoding. Il meccanismo dell'encoding è tale che se voi non lo dichiarate in modo esplicito, non è possibile indovinarlo. Una pagina web dovrebbe sempre dichiarare l'encoding al suo interno. Dopodiché, quello che fa, prende la pagina web, la legge, la decodifica con quell'encoding e dopodiché ve la restituisce in due modi possibili, o come la pagina web originale o come testo puro.
Non vi interessa capire, il codice è libero, lo vedete, quindi potete analizzarlo e giocarci, però a me interessa che voi sappiate che avete la funzione prendi pagina. E vi faccio vedere come funziona, sperando di essere connesso a web. Allora, la prima cosa che devo fare from librerie 2 import star. Devo importare il mio prendipagina. Poi definisco un sito, per esempio la pagina di Repubblica. E poi faccio pt prendipagina. Per default lui restituisce la pagina come testo puro. Se invece dite false, vi dà il sorgente originale, da web. Mandiamo in esecuzione, sperando di essere connesso a internet, perché ovviamente richiede, dal tempo che ci metti sembrerebbe qualcosa sta facendo. Eccolo qua. Questo è il blocco di pagina di Repubblica interpretato come testo. C'è una funzione che, anche questa è nascosta nel vostro codice, che converte la pagina web in una pagina di testo puro, dando un po' un significato. Questi sono i link, vedete, c'è un link Bari con questo indirizzo, un link Bologna con questo indirizzo. Se voi fate una, utilizzate questa, questo sta dentro la variabile che ho chiamato pt. Ok? Quindi adesso voi potreste cercare dentro pt, trovare i link e inseguire gli altri link e fare un altro prendipagina di un altro link. Non vi insegno questo, però vi do un'idea di cosa si possa fare. Oppure, se siete interessati alla sorgente originaria, pw contiene la pagina web esattamente come sta sul sito. Quindi con tutti i tag HTML che sono di difficile lettura. Ok? E che ci posso fare con un programma così? Vi faccio vedere un'applicazione che secondo me è molto, molto divertente. Mi sono fatto una lista di siti web, Repubblica, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, L'Espresso, punto Repubblica. E poi ho un ciclo. Cosa faccio? Chiedo una parola da tastiera, mi collego a tutti questi siti, uno per uno, e faccio il conteggio di questa parola. Ve lo faccio vedere in azione. Per esempio, Renzi. Chi è che parla di Renzi? Con che frequenza? Datemi un po' di tempo perché è la mia schedina 3G questa, e sta un po' faticando. La parola Renzi compare dentro la pagina centrale di Repubblica 15 volte, 11 nel Messaggero, 0 nel Corriere dello Sport e 14 in Repubblica. Non sono un appassionato di calcio, però dovrebbe darmi un risultato completamente opposto. Diamogli tempo. Ma forse devo dare invio, chissà. Ok, si vede che la mia connessione internet non è delle migliori, ma questo è abbastanza semplificativo. Peccato perché giocando con più parole la cosa è molto divertente, no? Si può vedere, provo a rilanciarlo. Allora, ricordiamo un attimo il codice, intanto. C'è una lista di indirizzi web, che può essere facilmente modificata a vostro piacere, no? Il sito del dipartimento, o di una qualunque cosa vi piaccia esplorare. Poi c'è un ciclo che legge una stringa,
la metti dentro parola, poi chiamo la funzione prendi pagina, la metto tutta quanta in minuscolo e conto quante volte la parola compare all'interno di questa stringa. No? Voi sapete, la funzione count la conoscete. In questo caso sto facendo il conteggio di una certa parola, metto tutto in minuscolo per evitare possibili modi di mettere le cose, e lo faccio su una stringa che è il codice HTML convertito in testo di una qualunque sito web. Per Tigna ci riprovo. Già va meglio, si è messo sotto il cursore. Adesso io non voglio dire che questo sia analisi di notizie o di testo, ma è evidente che sofisticando questo programma, tenendo un po' di statistiche, uno potrebbe avere un programma che ha un elenco di parole, non soltanto totti, ma una decina di parole chiave, e ogni ora interroga una decina di giornali e siti web per vedere quali sono gli argomenti del giorno. Si può fare uno storico, può vedere l'andamento di una persona nel tempo, no? Adesso la mia rete web non sta funzionando, ma avete capito come funziona. È un vero peccato. Eccolo qua. Repubblica lo ignora completamente, il Messaggero un po' ne parla, mi aspetto che il Corriere dello Sport ne parli ancora un po' di più. Credo che ci sia un problema di connessione. Bad status line la dice lunga, c'è qualcosa nella connessione che non va bene, però diciamo, avete capito qual è l'idea. Allora, tutto questo di nuovo è un tentativo. Allora, intanto purtroppo l'esame non si può fare perché non siamo connessi a internet, l'esercitazione sì. Se voi fate l'analisi di Malavoglia o l'analisi di una pagina di testo di una qualunque pagina web, è esattamente la stessa cosa. Tutto quello che sapete fare adesso, che vedete su di Malavoglia, forse è anche più divertente, forse sì, forse no, dipende dal gusto personale, però prendete una pagina di calcio o di sport o di cultura o di un testato di giornale, la frequenza delle parole, no? Io vi spingerei per divertimento, io vi ho fatto vedere la frequenza delle parole, scusate, nel file di Malavoglia. Prendete lo stesso codice, identico, e invece di aprire un file passate una stringa. Quale stringa? Una pagina web presa dal web. E vi dice, vi dà l'elenco di tutte quante le parole che compaiono nella pagina centrale di Repubblica, la parola più gettonata. Questa è già un'analisi più significativa. Magari lo fate di più testate, no? Uno vede le parole usate da Repubblica, le parole usate dal Messaggero o dal Corriere dello Sport, vedete conto delle differenze di argomenti che vengono trattate. Prendete le prime 10 di una certa lunghezza, come vi ho fatto vedere, e voi fate un'idea dell'area tematica di un giornale, immediatamente, con una manciata di istruzioni. Qualche nota tecnica. La libreria V2, scusate, contiene prendi pagina e per funzionare richiede questa funzione che trasforma una pagina di HTML in una pagina di testo. Io ve l'ho inglobata in questo PIC che deve viaggiare insieme a V2. Per far funzionare tutto questo ambiente dovete portare appresso libreria V2 e HTML to text. Fate import from libreria V2 star e avete i comandi che vi servono. Certo, assolutamente sì, ve lo do, non è segreta, c'è una libreria che io faccio l'import, però per... Allora, ne approfitto per darvi una visione di insieme su Python a livello più generale. Python ha un certo insieme di istruzioni standard, ok? Poi ha un certo insieme di librerie che voi chiamate con la import.
Per esempio, MAT, la libreria che contiene tutte le operazioni matematiche. Poi ci sono altre per accedere al sistema operativo. C'è una quantità enorme di librerie, standard e non standard. Quindi è molto difficile stabilire qual è il confine fra Python e le estensioni di Python. Io per motivi didattici non voglio, non vi spingo se non altro, a usare librerie esterne allo standard di Python. Perché vi complica la vita, vi dovrei insegnare come importare una libreria. Non è difficile, ma non è quello lo scopo. Io voglio che voi impariate uno zoccolo duro di Python. La libreria HTML to text non è standard di Python. Bisogna fare un import di questa. Questa libreria voi non la trovate nel vostro codice. Se fate import di questa libreria, non c'è. Dovete andare su web, fare pip, install, tutta una procedura che non voglio insegnarvi, perché c'è gente che sta combattendo con i for, no? E allora, per questo motivo, ho preso la libreria, l'ho scaricata, ho estratto dalla libreria il codice di base e l'ho compilato in un punto pic. In modo tale che per voi voglia semplicemente dire avere questo e questo sulla stessa directory. E poi la usate senza pensarci più. Quindi, posso sicuramente mettere il codice sorgente, ma intuisco che se tu sei interessato al codice sorgente, tu sai più usare pip e fare import, e importi quella libreria. Comunque lo metto, assolutamente sì. Ma è complicato, è lungo, perché è quel codice che trasforma la pagina web in quel testo formattato. E questo apre il fatto che dentro Python esistono una quantità enorme di librerie molto interessanti, che non sono standard. Io lo posso indicare localmente, una persona ha un obiettivo, glielo spiego, ma non posso insegnarlo in questo corso. Ok, io direi che... Allora, chiudiamo la lezione di oggi. Scusate. Questo, per quanto mi riguarda, chiude il programma di Python. Arriviamo, file, liste, dizionari, liste di liste, dizionari di liste. Non oltre questo. E file CSV. Ovviamente la cosa non è banale. Vi consiglio di guardare questi esercizi. Ci sarà un'esercitazione la prossima settimana in cui non ci sarò, ma ci sarà Scherf. E allenarvi su questi concetti. Il bonus del 17 verterà su liste e dizionario e file. Ok.